garante della concorrenza che ha sollecitato il Parlamento alla stesura di una legge per risolvere questa controversia sui beni stimati. A seguito di questo pronunciamento, Legambiente Nazionale ha, a sua volta si è rivolta al Parlamento per appunto sollecitare un'iniziativa in tal senso e ovviamente si è rivolta anche ai parlamentari locali. E quindi ci siamo sentiti coinvolti in prima persona, direi direttamente, in quanto dei parlamentari locali ne abbiamo ben due e quindi abbiamo pensato bene di sollecitarli in questo senso. E a questo punto lascerei la parola a Laura Bottici, che è portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle. Sì, allora noi già appena arrivati a Roma abbiamo aperto il discorso con un'interrogazione. Il problema è che non essendo maggioranza è più difficoltoso anche per noi interagire sia con i ministri esteri che con chi fa poi realmente il calendario. Noi abbiamo ripresentato un'interrogazione aggiornata in questi giorni. Io e Sara in qualche modo abbiamo inserito la parte dell'autorità per la concorrenza, per arrivare comunque a un punto, cioè nel senso che la sentenza della Corte in un modo dice che le amministrazioni locali non hanno agito, cioè nel senso c'è un'immobilità, e questo che a me ha colpito molto, nel senso che noi fino dal 2012, con l'entrata in consiglio comunale, abbiamo sempre affermato che il comune doveva in qualche modo fare qualcosa. C'era la sentenza del 95, è nata poi la discussione sul regolamento comunale, ma nel regolamento comunale si metteva ancora la parte dell'editto del 1751. E noi abbiamo sempre protestato andando a dire che la legge del 27, che la Costituzione comunque in qualche modo aveva superato quella cosa. Non ci hanno mai dato ascolto, e quindi la storia è andata avanti, nel senso che se il Comune avesse fatto prima quella misura, ossia aver tolto dal regolamento il riferimento all'editto, forse oggi come oggi avremo già una regolamentazione nazionale più chiara, nel senso che non è proprio che la Corte afferma che manca una legge, ma dice che in qualche modo dobbiamo specificarla meglio, perché non è ben chiara. È un po' fare una interpretazione autentica di quello che abbiamo allo stato oggi. E noi poi andando ad analizzare, cioè noi oggi abbiamo presentato l'interrogazione in cui chiediamo, cioè cosa vogliono fare, no? Anche alla luce, cioè, della sentenza, ma stiamo anche studiando e abbiamo chiamato un professionista esterno della zona, perché comunque tutti i professionisti qua in qualche modo sono coinvolti o hanno un legame con il territorio. Abbiamo contattato un'altra persona terza per analizzare per bene la questione cave, la questione beni stimati, facendo attenzione anche alla parte mista, perché noi sappiamo che non è così semplice. Ci sono quelli in concessione, ci sono quelli definiti parte stimata e quelli misti, e quindi onde evitare di fare un'altra sciocchezza, uso questo termine che è carino e cose, abbiamo dato un mandato il 3 di febbraio
a un soggetto terzo che è di Bari, e quindi proprio al di fuori di quello che sono le logiche toscane o comuni in Ali. Stiamo attendendo anche con l'aiuto di Francesco di fare un'analisi del territorio per bene con delle mappature, perché senza quelle non riesci poi a scrivere per bene. Io ho già contattato il sottosegretario Baretta, gli ho già girato l'interrogazione che abbiamo preso in tato, chiedendole di occuparsi di lui, che è l'interlocutore che io ho in Commissione Finanze spesso. Gli abbiamo girato anche la richiesta di Lega Ambiente, gli ho girata io personalmente con un'email. Gli sto preparando in qualche modo un riassunto della sentenza, visto che è la presidenza del Consiglio che ha chiesto il ricorso, che l'ha fatto per una questione di competenza legislativa, non creerà altro, e quindi se la presidenza del Consiglio dice che se, cioè non è il Consiglio regionale che se ne deve occupare, io mi aspetto che la presidenza del Consiglio, il governo e la maggioranza in qualche modo se ne occupi. Noi ancora siamo in minoranza e quindi abbiamo più difficoltà a fare un disegno di legge che venga approvato in tempi brevi. Ma sicuramente, come abbiamo iniziato nel 2013, continueremo finché siamo lì. La sintesi l'ha già fatta Laura praticamente. L'interrogazione che abbiamo fatto è stata rivolta ai ministri per la coesione territoriale, appunto, e al ministro dell'economia e della finanza. Abbiamo sottoposto a loro tutti i vari passaggi che abbiamo riscontrato nei tempi, dalla legge minerale, insomma, quelli che sono i regolamenti che hanno attraversato il territorio del 94, tutto quello che potevano essere far presente le varie la sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, praticamente abbiamo fatto un quadro molto chiaro e sintetico, chiedendo direttamente se sono innanzitutto a conoscenza di questi fatti e che cosa intendono fare per adoperarsi al meglio. Noi siamo consapevoli del fatto che tutte le nostre sollecitazioni che di volta in volta rivolgiamo ai vari ministeri, ai vari ministri, spesso e volentieri rimangono lettera morta. Abbiamo un percentuale dell'85% delle interrogazioni che non vengono evase, non soltanto all'opposizione ma anche alla stessa maggioranza. Diciamo che è un'anomalia che si sta consolidando specialmente nella penultima e nell'ultima legislatura, cioè praticamente il ruolo del parlamentare viene svuotato regolarmente dei propri diritti. Quindi noi stiamo facendo veramente una lotta contro un sistema ormai che si è chiuso su se stesso, che addirittura non solo non dà risposte alle domande dei territori che di volta in volta facciamo, ma addirittura non coinvolge neanche le nostre proposte legislative. Non più tardi di 2 giorni fa, voi sapete che ieri in aula è passato, e faccio un fuori onda, il decreto povertà, dove addirittura il dibattito in commissione lavoro è stato zittito, silenziato, dove le opposizioni non hanno avuto modo neanche di poter portare un misero emendamento, in quanto sono testi blindati che devono andare addirittura in aula blindati, laddove poi addirittura, essendo deleghe, i governi stessi sono gli stessi che dovranno fare la legge, quindi nemmeno il Parlamento, nemmeno la maggioranza, il governo stesso. Questo è il rischio di democrazia che noi abbiamo. Ora, se lo riportiamo a quello che è il problema legato al nostro territorio, voi dovete capire bene che ci sarebbe bisogno di una svolta potente per avere delle risposte certe, precise e datate. Noi come gruppo non ci siamo mai tirati indietro, siamo continuamente presenti e sollecitiamo continuamente tutti gli uffici, i vari ministeri, però è anche vero che ci vorrebbe un passo diverso, ci vorrebbe una consapevolezza anche della tutela dei territori, perché poi alla fine
e anche un governo, una maggioranza si devono anche reggere su alcune, diciamo, risposte che danno alla cittadinanza, e in questo caso, per quello che noi abbiamo capito, almeno al nostro territorio è sempre stata chiusa una porta volutamente, e da quelli che sono i vari, diciamo, enti nazionali, regionali e locali. E per questo, insomma, dobbiamo fare una grandissima pressione, soprattutto partendo dal territorio. Volevo aggiungere due cose che mi sono dimenticata. Noi c'è nell'interrogazione, abbiamo chiesto anche se chiedono un parere al Consiglio di Stato, cioè nel senso che stiamo veramente cercando di fare il quadro più completo. Noi nel corso degli anni, io mi ricordo anche ultimamente prima di arrivare giù a Roma, che quando noi chiedevamo all'amministrazione di fare un provvedimento per far rientrare i beni estimati nel patrimonio comunale, ci veniva risposto che in qualche modo avevano paura delle conseguenze. Quindi quando abbiamo dato mandato a un professionista di Bari per stenderci questa legge, gli abbiamo chiesto anche di analizzare quali possibilità ha il comune ora, cioè quello che può fare oggi, quello che accadrà, se è responsabile o meno di tutte le compravendite che sono state fatte nel corso degli anni. Perché se noi pensiamo che in qualche modo il comune può essere colpevole e vittima della stessa cosa, cioè dobbiamo riuscire a sbloccare in modo efficace la questione. Io non vorrei mai che il comune poi si ritrovasse a dove, cioè, siccome è dipeso da un'amministrazione, ma il responsabile è comunque il comune stesso, e allora il comune stesso, per il benessere e per la tutela dei propri cittadini, deve essere in grado di sapere cosa può fare e quali rischi corre. Io credo che già costituirsi, cioè, in eventuali cause come parte lesa, perché un danno nella cittadinanza la sua vita, cioè, potrebbe essere già buono, cioè nel senso andare a capire quel filo sottile che può salvare la cittadinanza da una colpevolezza di mancanza di azione da parte del comune stesso. È complicatissima la vicenda. Il problema è che se noi avessimo detto prima, o oggi che siamo nel 2017, la cosa sarebbe già chiarita, forse meglio per tutti. Tanto per chiarirci un attimino, all'ultimo consiglio comunale ci siamo rifiutati di votarlo, hanno votato una decadenza per mancata presentazione di denuncia dell'occupazione degli altri marmiferi, una decadenza che avrebbe dovuto essere portata in consiglio comunale esattamente nel 2000, è arrivata nel 2017. Questo tanto per chiarire di quale tipo di immobilismo stiamo parlando, una cosa allucinante. Oggi scontiamo purtroppo questo immobilismo. Del resto è confermato anche dalla stessa ultima recente sentenza Corte Costituzionale, dove parla di plurisecolari omissioni della pubblica amministrazione. Questo è quello che i cittadini hanno, diciamo, si ritrovano oggi portato avanti dalle forze politiche che in questi decenni hanno governato la città. Io una domanda che volevo fare era se, diciamo, alla luce di tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, quindi la sentenza, l'antitrust, diciamo, quindi la modalità d'azione adesso è unicamente nelle mani del Parlamento, o comunque si può fare qualcosa anche qui a livello comunale, o piuttosto prima di rifare qualcosa, come
passaggio, ha detto anche la senatrice, è prima meglio aspettare che si chiarisca tutto lo scenario per non fare altri danni. Sinceramente bisogna agire subito, in realtà era, ma ci sono, bisognava... gli strumenti anche a livello, certo, gli strumenti ci sono, gli strumenti sono il regolamento che la legge mineraria affidava al comune, lo dice la stessa Corte Costituzionale, è un regolamento che ha valore di legge, questa è la realtà. Purtroppo nelle amministrazioni che sono succedute è prevalso l'interesse di non andare a pestare i piedi a certe forze che non sono ovviamente politiche ma sono forze economiche e che ancora fanno sì che un retaggio di epoca anteriore alla rivoluzione francese sia ancora ci opprima a livello politico nonché a livello sociale e a livello economico. Questa è la realtà dei fatti. Prima cosa deve fare il comune, poi ovviamente ci saranno ricorsi, ci sarà tutto quello che succederà, quello sarà comunque l'importante è fare, cioè, lo dice la stessa Corte Costituzionale, plurisecolare inefficienza, questo almeno cominciamo a fare. Non dico che questo significa andare a spendere tutto quello che il comune dovrebbe incassare, che poi il comune non riesce a incassare nemmeno quello che dovrebbe incassare, figuriamoci dei ben stimati. A proposito di questo, lo chiedo anche come consigliere, ma il regolamento appunto non ci va in consiglio comunale? L'ultima uscita, il sindaco ha detto che arriverà prima della fine della consigliatura. Non c'è, perché c'è il bilancio, no? Nel verbale della commissione tecnica ex articolo 13 mi pare del regolamento si parla di un regolamento già completo. Noi abbiamo presentato qualche centinaio di emendamenti, non li abbiamo nemmeno contati perché sinceramente abbiamo emendato praticamente tutto quanto. Ci aspettiamo che quantomeno vengano discussi. Se non verranno discussi, per carità, lo porteranno così come l'hanno impostato. Se ne prenderanno la responsabilità politica, ci mancherebbe. Indubbiamente rispetto a quello attualmente vigente fa un piccolo passo avanti la nuova bozza del regolamento. Secondo noi un passo avanti è assolutamente insufficiente. Ci lasceranno la patata bollente. Quello sicuramente. Sì. Sicuramente. Il resto non sono stati capaci di farla in 60 anni, anzi ormai sono 70, e quindi ci penseremo noi. Se non altro, cambiare un articolo del regolamento non è che sia molto difficile, bisogna prendersene la responsabilità politica, il coraggio, perché sappiamo che andare a modificare quell'articolo lì significa andare a pestare gli interessi, sappiamo di chi. Non per niente il 30% degli agri mammiferi oggi risulta ben stimato. Ora, rispetto a quello che era 1751, c'è qualcosa che non quadra, ovviamente. Ma pestare, fare questa cosa, visto che ci sono tutte quelle azioni, quegli atti notarili che attestano la compravendita di questi beni estimati, non causerebbe una rivalsa nei confronti del comune? Chiariamoci le idee. Allora, sì, ci sono degli atti di compravendita, questo è vero, però è anche vero che c'è uno statuto del comune di Carrara che risale ormai al 92, sono passati quindi 25 anni, che nessuno ha mai contestato, in cui si dice, afferma espressamente, che i bacini marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile del comune. Cioè, quindi o l'uno o l'altro. Cioè, qualcuno. Quindi vuol dire che non sono validi gli atti notarili che sono stati fatti? Secondo noi no. E questo vuol dire proprio che bisognerebbe anche a causa al comune. No, bisognerebbe anche andare a vedere cosa c'è effettivamente scritto negli atti notarili.
se effettivamente si parla per esempio di compravendita, se si parla di compravendita di un diritto o di compravendita di un terreno, cioè non è la stessa cosa. È quello che io stavo cercando, cioè prima di spiegare, cioè nel senso che era siccome il comune di Carrara come amministrazione, cioè, ossia persone che amministravano, cioè cerchiamo di fare una distinzione, quello che è l'istituzione comune e quello che amministravano il comune. Per anni chi amministrava il comune è stato zitto e ha avallato alcuni comportamenti. Oggi come oggi noi sappiamo che se il bene stimato è un bene pubblico del comune di Carrara, il comune di Carrara come istituzione aveva diritto di incassare dei soldi. Quindi è possibile che l'istituzione comune amministrata da persone in malo modo sia responsabile dei fatti, ma sia nello stesso tempo vittima. Ma il problema non è l'istituzione, è chi amministrava. Chi ha dato l'ok a tutto questo, a chi è rimasto fermo per anni, non ha fatto nulla e non ha sciolto il nodo. Non ha sciolto il nodo, perché che noi sentiamo parlare di beni stimati a Carrara, da quando siamo nati, tutti io ho 46 anni, ed è 46 anni che sento parlare di beni stimati e mai nessuno in questa amministrazione ha avuto il coraggio di mettere uno stop, una pietra che definisse per bene cos'erano. E allora i beni misti è una cosa, ma i beni stimati sono un'altra. Anche per solo il censimento abbiamo dovuto patire anni. Ma ora diciamo, i consiglieri della commissione Marmo il censimento ad oggi non l'hanno ancora avuto, tanto per chiarirci le idee, bene, non l'hanno ancora avuto perché pare che non sia ancora del tutto completato a distanza ormai anni. Questo nodo gordiano, diciamo, si può sciogliere, per scioglierlo comunque bisogna attendere adesso che ci pensi il Parlamento o possiamo farlo anche noi, quindi non c'è bisogno di un parametro, perché è quello che poi è venuto fuori dalle le ultime posizioni della maggioranza, dell'amministrazione corrente. Al momento sono quelle, no? Loro cosa hanno detto? Noi abbiamo detto c'è il problema dei beni stimati, prima di andare avanti col regolamento abbiamo provato ad affidarci alla legge regionale perché domandavamo a questa di risolvere la questione, non c'è riuscita, adesso noi ci affidiamo al Parlamento. Hanno detto è così, no? La posizione. Sì, prossimamente anche a parte eterno. Quello che volevo capire io, invece la vostra posizione, per capire se è quella che è dire che voi pensate si possa andare avanti anche senza attendere comunque il paracadute da Roma. In primis c'è da andare avanti, poi ci saranno le azioni conseguenti e il Comune ovviamente si difenderà, ci sarà da difendersi in tribunale piuttosto che al Consiglio di Stato, piuttosto che da altre parti, però bisogna cominciare. Più che scioglierlo il nodo gordiano, come sappiamo, va tagliato, va scisso, sì. E questa è la vera, diciamo, strategia che andrebbe fatta. Quale potrebbe essere, diciamo, l'offensiva da parte dei proprietari, tra virgolette, sì, dei beni stimati? Facciano causa, è chiaro, però avete già la misura di come difendervi eventualmente in sede, perché si apre un rischio comunque notevole dal punto di vista anche economico. Allora, chiariamoci un attimino, il Comune sta foraggiando lo studio Lessona da anni e i risultati sono quelli che sono. Allora possiamo continuare a foraggiare un altro studio legale e magari i risultati forse si vedranno anche forse in maniera diversa. Il discorso è questo: nel momento in cui si apriranno i contenziosi, sicuramente si apriranno, il Comune si difenderà in tribunale, si difenderà il Consiglio di Stato, a meno che non ci sia un'entità superiore che dica no, la faccenda sta in un modo piuttosto che in un altro. Intanto cominciamo, intanto andiamo avanti. La differenza rispetto alle amministrazioni precedenti è che le amministrazioni precedenti poi alla fine
questi diciamo i proventi del marmo li spendevano immediatamente. Nel nostro caso i proventi del marmo, se saremo al governo della città, non abbiamo intenzione di spenderli, si terranno da parte in attesa di una sentenza. Nel frattempo magari sarà un controllamento in vista di quello che potrebbe essere, cosa che ad oggi sta già facendo l'amministrazione, sta facendo oggi dopo anni che avrebbe dovuto farlo, con i contenziosi per la tassa marmi. Non dimentichiamoci che dobbiamo ancora pagare qualche milione di euro di rimborsi di tassa marmi. Cioè, sono queste le amministrazioni che ci hanno governato in questi anni. Cioè, il marmo con queste amministrazioni è diventato una sciagura per la città, non una risorsa. È questo che noi vogliamo cambiare. Ne hanno voglia i prenditori del marmo di lamentarsi che sono mal visti dalla popolazione. Questo è un dato di fatto. Oggi per il comune di Carrara, per gli abitanti e residenti di Carrara, il marmo è un problema. È un problema perché c'è da pagare la strada dei marmi, c'è da rimborsare la tassa marmi. Come si fa a dire che il marmo è una risorsa? I conti non tornano. Per non parlare poi del traffico dei camion, delle polveri e dei rischi, non ultimo la caduta delle lastre di marmo alla rotatoria di Turigliano e via dicendo, per non parlare della strada di Gragnana, eccetera, e non ultimo la sicurezza sull'acqua. Scusate, se questa è il dissesto idrogeologico, se questo è la gestione del marmo, scusate, il marmo non è una risorsa, è un problema. La nostra intenzione è quella di trasformare il marmo da un problema a una risorsa. Vero. Ci vuole l'impegno di tutti. Ci auguriamo che anche i prenditori del marmo lo vogliano capire.